Signore e signori, ben ritrovati qui su PG Esports. Dopo una breve pausa, siamo pronti, io e il carissimo Wally, a raccontarvi il Game 2 della serie tra Gen G e Live Sandbox. E che sorpresa il Game 1! Sinceramente, non mi sarei aspettato una partita così dominata in questa maniera, così metodica, tra l'altro, da parte dei Live Sandbox che si sono aggiudicati quindi il primo punto della serie. Adesso la parola passa ai capolisti, dovranno riuscire a rialzare la testa oppure rischiano veramente di perdere quella vetta della classifica. Guarda, probabilmente erano pronti a scricchiolare un po' quest'oggi, a dare un pochino di opportunità in più a Live Sandbox, dovendo relegare alla panchina Cleed. Non è una sostituzione facile da fare. Credo che anche a livello di titoli POG, Cleed rappresenti il primo componente dei Gen G. Ebbene sì, è il primo a comparire nella classifica dei POG, pari merito con Rascal, è vero. Però Cleed è sicuramente un anello molto importante della catena Gen G, che perdere non è facile da sopportare. E in effetti è mancato il gioco di Cleed all'early game, è mancata quella sua capacità canyonesca di trovare degli inserimenti, di sottrarre campi al jungler nemico, di costringerlo a lottare per le risorse. È stata partita per Croco, jungler dei Live Sandbox, decisamente facile, in pilota automatico. Ha trovato ogni qualvolta lo desiderava un'iniziativa per il liberatore missilistico. Banalmente, per inserirsi con lanciafiamme a contribuire a un controllo messo da un suo solaner. Il tutto, peraltro, in una configurazione delle corsie che vedeva dei Gen G perdenti sulla carta su tutti e tre i fronti. Questo lasciava ben poco al giovane sostituto di Cleed, Young Jae, l'opportunità di impattare la mappa. Credo fosse proprio una volontà di giocare chiusi a riccio, nella speranza che le lane sopravvivessero per conto loro. A quel punto Young Jae avrebbe dovuto fare il playmaker all'interno delle skirmish o dei teamfight, che dir si voglia, e così non è stato. Così non è stato perché appunto i Live Sandbox si sono presi tutto ciò che in mappa veniva lasciato dai Gen G all'inizio del game, che per natura della propria composizione dovevano giocare molto sulla difensiva. Esatto, con quel Ryze, con quella Gwen, due fonti di scaling enormi, un Ashe che in late game può, come dire, travestirsi un po' da hypercarry, ma comunque di base resta un campione da playmaking. E abbiamo visto Ruler trovare un paio di frecce sicuramente eclatanti, ma più di quello niente da fare. Quindi mi aspetto sicuramente più responsabilità nelle mani di Ruler in questo secondo game. Ci sta che volessero sperimentare in questo game 1, lo abbiamo detto, con l'avvicendamento in giungla hanno anche provato a cambiare qualcosa dal punto di vista strategico, affidando magari a BDD più chiavi in vista di questo late game con quel Ryze. È chiaro che quando vai a combattere con Ryze nei primi 15 minuti di partita contro un Irelia Viego che già hanno trovato un piccolo vantaggio, a quel punto il vantaggio rischia veramente di diventare significativo. E così è stato in questo game 1, dove Fate, in particolare poi con la sua Irelia, non si è più voltato indietro nei confronti di BDD. Ha fatto il bello e il cattivo tempo in side lane e anche nei teamfight è riuscito ad avere quella marcia in più. L'abbiamo visto soprattutto nell'ultimo teamfight, come è riuscito a raccogliere quelle ultime due uccisioni, mettendo definitivamente la parola fine alle speranze dei Gen G in quel game 1. Gen G che sicuramente devono cambiare registro in questo game 2. Ovviamente non possiamo sapere se potrebbero virtualmente reinserire Cleed o comunque se abbiano Penso la volontà possano. di farlo i ragazzi dei Gen G o la disponibilità, perché non c'è stata comunicata comunque il motivo dell'assenza di Cleed di questa sostituzione. Non sappiamo se insomma è stata una scelta tecnica o causata da fattori altri. Sappiamo però che Summit è l'MVP, o meglio il POG, il Player of the Game della prima partita. È stato lui a trovare il primo sangue con questa uccisione ai danni di Rascal. È stato lui a mettere veramente in discesa la partita per i suoi compagni. Assolutamente, anche negli ultimi teamfight comunque si aggirava sempre sulle 4.500-4.000 danni, questo capisci bene che è uno sforzo gargantuesco da parte di un Viego. Di solito lavora molto bene nei pick-off, lavora molto bene nelle situazioni un po' frammentate, 2 contro 3, 3 contro 2, inseguimento post-teamfight, ma questo è stato un Summit capace di fare proprio la frontline, il playmaker, il flanker, il danno sostenuto, il burst, tutto. Ci ha messo veramente tutto Summit, complice una fase di corsia veramente stradominata nei confronti di Rascal. Ed è proprio lì che ha cominciato a scricchiolare l'idea dietro la strategia dei Gen G. Dovevano vincere tutte e tre le lane.
Così non è stato per nessuna delle tre. Si sono difesi molto bene Prince ed Effort in botlane, con Effort che ha roamato molto in fretta per non cadere nel catenaccio, nel gioco lento della botlane imposta con Ashe e Braum. Un Fate che è stato capacissimo di infastidire BDD a più riprese. Certo, ci ha messo lo zampino croco. E una top lane in cui Summit ha praticamente detto: via tutti, raga, come nel basket, faccio ISO, mettete tutta la Sì. difesa schierata sul lato, sulla linea di lato, e vado dritto verso il canestro in uno contro uno e schiaccio in faccia a Rascal, non lasciandogli possibilità di replica. E così è stato, non ha potuto fare nulla Rascal, e devo dire questo sarà probabilmente anche nelle partite un pochino meno asimmetriche, perché comunque oggi parliamo di un mismatch dove i GG sono strafavorite, almeno sulla carta. Dicevo, comunque, anche nelle partite un po' più tese, è proprio su Rascal che vediamo spesso fare la partita. È proprio questo l'anello un po' più debole della formazione, il giocatore un po' più coin flip, sa darti un sacco di profondità dalla top lane quando raccoglie una, due, tre solo kill e fa quel gameplay. Penso abbiamo commentato insieme quel game di Viego Rascal dove ha fatto quadra kill 1 contro 4 nella giungla nemica a un certo punto del game. Pazzo sgravato furioso. Bene, è Sì. anche quel giocatore che però ti sa morire a livello 3 in solo lane, non rispettando l'ignite nemico. Alle volte anche di questi peccati si macchia il buon Rascal. Curiosa la decisione di Gen.G di passare al lato blu, e questo denota un cambio di registro per quella che era la loro draft. Abbiamo già detto come avvio di split giocassero esclusivamente lato rosso, questo perché tendenzialmente quando state a scegliere scegli il blu, quindi ti concedono il rosso agli avversari. Quando potevano scegliere loro, le rare volte che perdevano o che erano primi nella dicitura delle due Esatto. squadre, si prendevano loro il lato rosso, e quindi abbiamo visto di giocare qualcosa come 9 partite di fila lato rosso senza mai perdere. Ebbene, qualcosa è cambiato, perché sulla sconfitta, presa ora dai Live Sandbox, chiedono il lato blu. E per ora la draft parte nello stesso modo. Se da un lato i sandbox stanno rispettando i pick di Ruler dalla botlane, quindi vedremo probabilmente Aphelios, Kalista bannati, i Gen.G pensano alle solo lane di Summit e Fate. Volibear, ma per caso c'è stato un reinserimento di Clid e non ce ne siamo accorti? Perché questo è il pick di Clid. In effetti sì, potremmo aspettarcelo a questo punto. Beh, stiamo per vedere in ogni caso i 5 giocatori schierati dai Gen.G e quindi stiamo per fugare ogni nostro dubbio. Renekton ancora aperto, vediamo se i sandbox vorranno tenerlo disponibile per eventualmente metterlo nelle mani di Summit. In questa fase di draft hanno preferito i Gen.G bannare Viego. Un Viego che sicuramente ha dato loro molti problemi nel game 1, quindi preferisci magari concedere il Renekton a Summit. E qui c'è la possibilità di invertire la tendenza enormemente selezionando Ziggs R1 per il Gen.G. E comunque no, Clid Sarebbe è ancora un'uscita in panchina. curiosa. Clid in panchina. Ok, comunque Volibear va detto, è un pick che Gen.G piace avere, lo possono flettere in top lane così come in giungla, quindi è stata anche un po' questa la forza del pick di Volibear Clid, il fatto che Rascal abbia giocato moltissimo in top lane nello scorso split e che quindi lasciasse un po' gli avversari al buio, ma sarà appunto Renekton ad aprire le danze, sappiamo essere un pick molto duttile, l'abbiamo visto in corsia centrale così come in corsia superiore, ma sono preoccupatissimo per questi due assoluti power pick del metacorrente che si vanno ad aggiudicare di Sandbox. Hanno il carry jungler della patch e il bot laner che più di ogni altro sa prendersi priorità in corsia inferiore per consentire a questo carry jungle di divare, di raccogliere draghi, di giocare nella giungla nemica forte del raddoppio del proprio support. Insomma, già con questi due picchi di Sandbox mi sento di dire abbiano messo una bella freccia per il sorpasso che li porti a potersi giocare questo game 2 da dominatori. Detto questo, i Gen.G hanno ancora tutta la draft da raccontare e paiono voler rispondere al pick di Xin Zhao con la sua controparte, recentemente Eh già. buffato nelle sue base stats. Ecco qua Olaf. Non sembrano le due squadre ancora intenzionate a raccogliere degli incantatori da mettere alle spalle di questi due carry jungler, ma si fa sempre tempo, ci sono ancora Karma e Lulu a disposizione, non la prenderanno i Gen.G che si prendono Varus, sembrano non volersela prendere nemmeno i Sandbox che stanno overando Gwen. Stanno overando Gwen perché resta comunque uno dei migliori top laner ancora a disposizione. Vuoi probabilmente evitare due ban aggiuntivi all'indirizzo di quella corsia superiore da parte dei Gen.G e quindi la selezione adesso puntando soprattutto sulla possibilità di schierare Gwen contro quel Renekton. È vero anche che Renekton virtualmente può andare ancora in corsia centrale, però i Gen.G mantengono questo flex
questa possibilità maggiore di flex probabilmente in questa fase di draft, perché comunque sì, è vero, Gwen potrebbe andare top e giungla, ma è già stato selezionato Xin Zhao e quindi non te l'aspetteresti in un luogo diverso dalla top lane. Mid lane non penso l'abbiamo ancora mai vista in LCK, andando proprio a memoria, e comunque sarebbe un pick in ogni caso molto, come dire, strano in un certo senso per Fate, però avendo già visto la sua Irelia, insomma, potremmo aspettarci un po' di tutto. Rimosso Azir per BDD, sentivo un po' puzza di Azir qui, perché quando vai a mettere Varus nelle mani di Ruler, spesso vuoi un carry da DPS in corsia centrale. Quale carry da DPS migliore di Azir per un giocatore come BDD? Giusta la rimozione anche da parte di LeBlanc, perché comunque non l'avrei vista benissimo nella composizione dei Gen G, e nemmeno contro, sinceramente, quindi giusto rimuoverla. E c'è la rimozione di Leona. Mi piace anche questa, perché Leona Kalista sarebbe stata una kill lane molto difficile da affrontare per un campione immobile come Varus. Sì, devo dire che c'è anche molta componente appunto di tuffo in avanti per entrambe le formazioni, Già. quindi sarà sicuramente una lotta all'ultimo sangue. Qui in realtà si lascia ben poco all'esecuzione, perché sono per ora talmente intuitive le Rise. due composizioni che andare avanti a testa bassa con l'inventario più grosso tendenzialmente basterà. Classico stat checking reciproco, e chi sente di avere il coltello dalla parte del manico si lancia in avanti. Per ora, ecco, un po' rimescolate le carte in tavola da parte di Live Sandbox, che vanno a ipotecare il late game con questo binomio Gwen Ryze, molto valido in hyperscaling. E attenzione, l'over di Orianna si tramuta in un pick di Orianna, e di Bold Delivery System ne abbiamo almeno un paio con Renekton e Olaf. Quindi anche i Gen G si iscrivono all'albo dei Late Game Champions, dandosi una composizione molto forte in teamfight, grazie alla Shockwave che può essere appunto veicolata su Olaf e Renekton, ma anche con Varus che sappiamo tenere botta e parecchio, sia che vada da letalità sia che vada da critico. Vediamo quale sarà il supporto schierato al fianco di Varus, un curioso Rakan. Dico curioso perché probabilmente avrei voluto vedere un Thresh ancora disponibile. Avrebbe fatto un Vero? buon gioco nel tirar fuori da situazioni spinose questi frontline da tutto o niente, no? Che sono fondamentalmente Renekton e Olaf. Quindi mandare una lanterna in avanti, dargli questo scudo, dar loro la possibilità di resettare un attimo l'aggressione, poteva essere una ricetta per il successo. Decidono di premere ancora di più sull'acceleratore. Un altro playmaker da frontline, quale Rakan. Ammaliamento, si corre in avanti e si prova a mettere in difficoltà questi melee carry, che sono appunto Gwen e Xin Zhao, contro i quali Rakan deve assolutamente fare grosso lavoro di crowd control. Molto molto belle queste comp. Sarà veramente uno scontro titanico, c'è pochissimo elemento di mordi e fuggi e kiteback. Qua sono proprio due testuggini che avanzano una verso l'altra. Assolutamente, quell'over su Taric mi aveva fatto sognare tantissimo da parte di Effort. Taric è un campione che ha ricevuto quelle riduzioni in costi in mana che comunque cercano di dargli una spinta, se non altro, e contro la composizione dei Gen G mi sarebbe piaciuto tantissimo, perché se tu hai di fronte una composizione avversaria che vuole divare la tua backline, quale strumento migliore della Suprema di Taric per neutralizzare completamente il dive? Dei cooldown importanti, magari come la Shockwave, come le catene della corruzione da parte di Ruler, per poi girarti con uno Xin Zhao invulnerabile. Pensa addirittura. Sarebbe stato bellissimo vedere Taric. Purtroppo, alla fine, purtroppo per fortuna, vedremo un canonico Nautilus in corsia inferiore ad affiancare comunque una Kalista in una kill lane importante. Fate questa volta ha selezionato lui Ryze, quindi non dovrà affrontarlo. È chiaro che per i sandbox cambiano un po' di cose, perché non hai più quelle due corsie così dominanti, o meglio, ne hai una su due, hai quella Gwen che può sicuramente avere un buon gioco contro Renekton, ma non è un matchup così favorevole per l'una o per l'altra controparte. Però in mid invece hai Ryze che farà fatica almeno all'inizio contro Rihanna, lo sappiamo, Ryze ha bisogno di scalare. Un campione immobile come Ryze contro Olaf, contro Rihanna, rischia di essere, come dire,
una calamita di attenzioni per il team dei Sandbox. Detto questo, siamo nella landa degli evocatori. È match point per i Live Sandbox schierati il lato rosso. I Gen G spalle al muro per mantenere, per provare almeno a mantenere il primo posto in classifica. Hanno bisogno di una vittoria in questo Game 2. Wally, è vero, prima non te l'ho chiesto. Ti chiedo scusa, te lo chiedo ora però. Chi vince secondo te in questo Game 2? Guarda, non avrei comunque risposto in modo spigoloso e chiaro, perché l'inserimento di Yamje a questo punto del campionato lascia parecchie incognite. Cleed è un giocatore difficilissimo da sostituire. I Sandbox sono una squadra molto altalenante che sa tirar fuori performance da prima in classifica, così come disastrosi capitomboli da centro-fondo classifica. Oggi mi sembrano in palla i Sandbox, mi sembrano belli concentrati, sembrano aver draftato ancora una volta una buona composizione che va a incastrarsi bene col playstyle di Gen G. Il mio voto per questo Game 2 va nuovamente verso i Live Sandbox. E vedremo, vedremo, perché questi Sandbox hanno dimostrato di meritare la loro posizione di classifica, almeno sino a questo momento, quel quinto posto che però li vede comunque molto vicini a formazioni più rinomate, almeno sulla carta, come T1 e Damwon Kia. E quindi sicuramente un ottimo split per loro, con i sogni di playoff ancora tutti aperti. E adesso ovviamente livello 1, dove Kalista cerca di arrasare con la propria lacerazione i nemici, ma avranno il 2, Wow. bellissimo flash ingaggio da parte di Effort, subito l'exhaust istantaneo, ma non basta, non basterà mai Prince. assolutamente. Questa è la kill lane che ci aspettavamo in corsia inferiore e abbiamo subito avuto il primo esempio. First blood per Prince. Questo Nautilus sarà essenziale alla causa dei Live Sandbox. Non solo riuscirà a mettere pressione su Varus, sprovvisto di un support babysitter alla Braum, alla vecchio Tahm, alla Thresh, e che darà a questo Prince Kalista un bel po' di chance di inserimento per la kill, per l'acquisizione della priorità fondamentale perché Kroko possa giocare in modo sfrontato come vuole fare con questo Xin Zhao. Questo è l'inizio di una ottima botlane di Live Sandbox e se da un lato approvo la tua evocazione di Taric, che poi non è avvenuta, dall'altra sono ben contento di vedere un campione che può chiudere quegli spazi che Orianna e Varus vogliono invece mantenere dilatati. Se avessero draftato Vero. Taric, i Live Sandbox avrebbero completamente mancato di avere un ingaggio lungo raggio. Questo Nautilus assieme a Kalista serve esattamente a quello, chiamata del fato o ancora che accorceranno le distanze e faciliteranno poi il lavoro di Summit e Kroko nell'inserirsi. Loro purtroppo devono camminare a piedi per correre la Dovrebbe distanza a piedi e nel processo Ok. rischiano di venire ciancati pesantemente da Varus e Orianna, Avete non se a condurre la carica. Fatto Nice skill per Prince, ottimo modo di mettere la freccia per il sorpasso e di far paura a ruler life. Hanno fatto, credo, ben più che paura. Hanno fatto subito dei danni importanti in quella corsia inferiore ai ragazzi dei Sandbox con Prince, che è stato bravissimo in realtà a togliersi subito l'exhaust sulla propria testa tramite l'utilizzo della purificazione, che lo ricordiamo, rimuove anche altre summoner spell come Ustione e Sfinimento. E di conseguenza, poi con l'ultimo autoattacco post-flash e l'accelerazione, uccisione facile ai danni di Ruler. E quindi killing 2 contro 2 che rischia di pesare tantissimo. Adesso, ovviamente, ogni ancora può significare tantissimo per i ragazzi dei Sandbox e dovranno essere molto cauti quelli dei Gen G, almeno in questa bottom lane. Fate continua ad accumulare priorità di corsia. Adesso forse lo vedremo andare in base, no? Perché in realtà c'è appena tornato dalla base, quindi è un roaming, almeno per prendere un po' di informazioni o per mettere comunque pressione da parte di Fate. E Effort, lo vediamo, semplicemente l'esistenza di Nautilus sta zonando entrambi i bottom laner dei Gen G. Esatto, esattamente. Questo è qualcosa che puoi ottenere soltanto con Nautilus e Leona, praticamente, in questa Già. corsia inferiore, che sono i migliori sparring partner di Kalista. Guarda la pressione che esercitano, guarda quanto anche Ruler sia costretto a quasi già fare kiteback solo per poterla stittare. Kroko, di conseguenza, sarà sempre il primo sugli obiettivi, sempre colui che condurrà il gioco a livello di jungling. Cede molto terreno a livello di CS all'Olaf nemico, ma sta Certo. assolutamente ipotecando la win condition, che sono questi quattro draghi.
Questi quattro draghi possono essere nuovamente la win condition dei Sandbox, esattamente come lo sono stati nel game 1. È vero, questa volta Crocco con Xin Zhao non era disponibile nella prima fase di draft, di conseguenza viene piccato adesso. Ma Xin Zhao senza al suo fianco di Enchanter, e di conseguenza quel Taric mi sarebbe piaciuto anche perché ha questa doppia identità di supporto tank Enchanter. Mentre attenzione con ricamo fatale ci prova Summit, ma c'è lo stesso Yang Jie in zona. Rascal però è scappato dall'altra parte rispetto al proprio jungler. Alla fine con il flash riuscirà ad avere salva la vita. Vediamo Yang Jie con l'ultimo attacco, porterà a casa l'uccisione. Crocco e Fate sopraggiungono. BDT con la Shockwave direttamente sul posto a inchiodare Crocco. Vediamo gli ultimi HP e porta a casa l'uccisione. Rascal questa volta. Ci provano ancora i GG, ma attenzione perché è arrivato Effort! È arrivato direttamente dalla base supporto del Sandbox ed è riuscito a trovare un'uccisione di ritorno per Fate, cambiando totalmente faccia le sorti di questo scontro in top lane che vede i Sandbox nuovamente uscire contenti, tutto sommato. Tutto Wow. sommato, sì, tutto sommato è un 2x2, quindi in realtà in questa lunga schermaglia tardivo decisamente l'arrivo di Ryze con il suo portale di reami, può addirittura essere che stesse proprio lottando all'ultimo secondo per ottenere il livello 6, perché siamo proprio lì, siamo al compimento del livello 6 da poco tempo a questa parte. Yang Jie, perentorio arrivo a soccorso di Rascal, ecco che arriva il portale di reami, ecco che arriva anche un teleport in risposta al portale di reami. Proprio BDD che però pochissimo mana può a Ah, malapena sì. fare Shockwave su se stesso. Ed eccolo qua, uscirti dal bush, un palombaro di dimensioni decisamente importanti, forzato tra l'altro a flashare via BDD per non finire vittima del prossimo flusso di Fate. Ottima giocata tutto sommato. È comunque un'accelerazione al ritmo che giova al gioco dell'Eve Sandbox. E E soprattutto come? considerato che Fate ne è uscito illeso, ha raccolto un'uccisione e un assist. Esattamente, quel Ryze è sicuramente il più felice di tutti quanti. I campioni sulla landa degli evocatori dopo quella schermaglia, perché è vero, hai concesso comunque risorse a top jungla nemici, ma allo stesso tempo tu come mid laner da hyperscaling in late game sei in vantaggio contro Rihanna in CS e in oro locale, e di conseguenza avrai priorità in una fase di partita in cui non dovevi in teoria averla, perché sappiamo come Orianna dopo il primo late call, insomma, QW e i caster minion li pulisce con estrema facilità. Invece così non sarà, perché anche Fate potrà wave clearare con velocità. Attenzione perché 8 minuti e 30, questo è il momento di fightare per questo messaggero della landa. Bello l'ingaggio da parte di Life istantaneo. L'utilizzo della mezzaluna difensiva che non sarà abbastanza però per Crocco. Attenzione perché devono battere in ritirata qui i ragazzi dei Sandbox che sono in 4 contro 5 in questa zona della mappa perché Kalista è in corsia centrale. Devono quindi concedere il primo occhio del messaggero a questi Gen.G. Yang Jie con il primo obiettivo neutrale della sua carriera in LCK. Sì, finalmente si sblocca su questo fondamentale, va a raccogliere un obiettivo. Prince fa bene, secondo me, a farsi fattacci suoi una volta caduto Crocco. Non era decisamente il caso di andare a perdere tempo affacciandosi su quella tana del messaggero. È una vittoria per i Gen.G, che però stanno concedendo pressione strutturale in bot così come in mid. È proprio qui che credo i Deep Sandbox debbano rimediare andando a spaziare meglio la mappa, un po' come stavano facendo i Gen.G nel game precedente. Un early game che è stato tutto dei Leaf Sandbox, doppio messaggero, primi due draghi e quant'altro, però i Gen.G, spaziando, accontentandosi di limitare i danni, avevano raccolto tantissime placche, tanto che erano quasi pari placche, se non erro 1600 gold estratti dalle placche per i Gen.G, 1280 estratti invece, pardon, al contrario, 1600 Sì. estratti dai Sandbox, 1280 per i Gen.G. E play su questa tana del messaggero, una schermaglia che parte in 4 contro 4, molto presto diventa 4 contro 5. Ruler ha presenziato, ha messo comunque importante danno con questa freccia. Mancava invece l'apporto di Prince. Poco male, il disingaggio porta comunque il terzetto dei sopravvissuti a trarsi in salvo. Ci rimette la vita Crocco, che raccoglie così la sua seconda morte. Attenzione che Crocco, se perde la partita la presa sulla partita, è di quei campioni su questo Xin Zhao che poi difficilmente rimbalza in sé, eh? Eh sì, perché non hai una Lulu o Karma di sorta ad affiancarti in questa partita e quindi veramente come dire, il timer che ha a disposizione questo campione e che spesso è incentrato sull'early game, ma che può essere a volte prolungato dalla crescita selvaggia, dai continui scudi da parte di Karma.
Questa volta queste assicurazioni sulla vita, torniamo a ripetere questo termine, non sono disponibili, però ci sarà un drago a questo punto per i sandbox. Vediamo cosa riescono a fare con Calista. Possono assicurarsi facilmente obiettivi neutrali. Ragnarok difensivo. Teletrasporti e Summit, però in una brutta posizione. Vediamo cosa riuscirà a fare il top laner dei sandbox. Portano a casa il secondo drago. I ragazzi dei sandbox. Summit, che danni ad area incredibili. Davvero, con quel ricamo fatale alla fine non basterà. Con ogni Oh! probabilità. Oh, Summit ancora vivo! Guarda che Ma... sustain con quel Zac Zac alla fine. Ultimo autoattacco. Che sarà la sua condanna a morte. Kill per Ruler. Ma quanto tempo ha preso Summit? Oh sì, se c'è un modo in cui devi cadere da top laner che contribuisce all'acquisizione dell'obiettivo è questo. Ha tenuto su di sé l'attenzione di 5 campioni nemici su 5, consentendo a Croco di raccogliere il drago. È vero, adesso con la superiorità numerica i GNG possono premere sulle strutture grazie a quel messaggero raccolto prima da Yanjie. Saranno due placche nelle tasche di BDD. Eh sì, due placche importanti nelle tasche di BDD, che aveva bisogno di trovare risorse locali dopo che Fate comunque nella schermaglia precedente è riuscito già a trovarne per sé. BDD con un ruolo da vice carry, che in questa partita però late game potrebbe veramente diventare quello di carry principale nei teamfight. Orianna offre un DPS esagerato nelle fasi avanzate di partita, nei teamfight, se riesce ovviamente a rimanere intoccata e a entrare in range. E qui rivediamo i due teletrasporti con Rascal subito bravo a scappare da quella tana del drago che avrebbe sancito sicuramente la sua morte. Summit ha preso veramente tanto tempo, ha provato addirittura a trovare qualche danno in più a minacciare Ruler alla fine, però l'ultimo auto. Facile facile per Varus trovare quella kill. Però comunque sono due draghi per i sandbox, quindi sandbox con lo stesso piano partita del game 1 e con un'esecuzione tutto sommato abbastanza pulita, anche se per il momento si trovano forse per la prima volta nella serie odierna in deficit monetario. Oh, sì, è vero. Per poco poco, ma è vero, è la prima volta quest'oggi che li troviamo sotto a gold. Sono 400-500 unità, rintoccano di 100 in 100 in favore o in sfavore dei Gen.G, ma di fatto sono i Gen.G a conservare il boccino del gioco. È un momento cruciale, perché in questo momento i due hyperscaler delle formazioni, in particolare guardo a quella corsia centrale, vedono un importante vantaggio a livello di CS per Fate, a livello di partecipazioni. Non uccisioni, però, purtroppo per lui, per BDD e la sua Orianna. E sono proprio due campioni quali avranno il compito un po' più arduo nel portare DPS e portare controlli all'interno del teamfight, perché abbiamo già discusso di come immediato e burst-oriented sia il teamfight, no? Pressione delle supreme, tutti avanti, testa bassa per Olaf e Renekton, testa bassa per Xingqiao e Gwen, e si fa quel che si può se sei Fate Prince Effort, BDD Ruler Life. Sei lì che partecipi a questo scontro titanico, cercando di mettere a segno le tue abilità. Ebbene, questo BDD rischia di essere il facilitatore di cui hanno bisogno i Gen.G per andare a costruire un teamfight Vero. vincente. Non solo gli scudi che scalano divinamente per Orianna da mettere su questi due campioni melee, ma la chance di portare il DPS da distanza siderale, semplicemente poggiando la ball sui suoi alleati e poi premendo la Shockwave o la W. Quello che invece deve fare Fate è un pochino più complesso. Deve trovare lo spazio, tra l'altro ha il Face Rush per farlo, quindi deve mettere a segno l'abilità, proccare Face Rush, danzare tra i controlli avversari e riuscire a mettere del DPS. Stesso discorso per Prince. È un po' più comodo, ecco, portare DPS per il binomio BDD Ruler su Orianna, Varus, che non per Fate Ryze e Prince Kalista. Ecco. Tutto questo mio ciarlare per arrivare a questa conclusione. Detto questo, però, l'ingaggio lungo raggio di Effort sarà preziosissimo alla causa dei Sandbox. Se mi aspetto che riuscirà spesso e volentieri a connettere su Orianna e Varus, mettendo in difficoltà i Gen.G. Qui, prime mazzate tra i due top laner con Rascal e Summit. Scontro ravvicinato tra i due. Qualche colpo inflitto da ambo le parti. Effort a zonare completamente Ruler da quella doppia ondata di servitori con carretto. Questa è una perdita enorme per il AD carry dei Gen.G, che si trova addirittura a 40 CS in svantaggio, ed è rarissimo vedere Ruler così in svantaggio in termini di farm, specie con un Vero, campione come quasi Varus, un campione così impossibile. prioritario in fase di corsia. Davvero difficilissima la situazione per lo star player dei Gen.G, che spesso e volentieri con Varus abbiamo visto non propriamente a suo agio come con altri campioni. Questo è un dato e Ci stanno credo giocando che... attorno i sandbox in Eh Select, sì, infatti, eh? Glielo stanno proprio esatto. imboccando questo Varus, togliendo costantemente
Aphelios e Kalista, o selezionando Kalista. No, che brutta scena, povero, povero Effort. Lasciato indietro, ha perso il bus. Poco importa, può comunque ricollare e mettere un freno a questo messaggero che va per la seconda testata. Seconda Sì. testata sarà. Sarà seconda testata, non può assolutamente mancare di rispetto Fate a quella Shockwave. E quindi T2 da parte T2 della linea difensiva dei Sandbox che scende considerevolmente in vita. Adesso attenzione a Rascal con un livello di vantaggio nei confronti del diretto avversario Summit. Io sento profumo di Gwen Gaming. Presto arriverà un 1v1 vincente per nessuna ragione valida per il top laner degli Sandbox. Occhio a Sì, questo Dragon diciamo Live. che ce lo possiamo aspettare perché Gwen Gaming resta comunque un leitmotiv per il momento in questa LCK e è un campione che abbiamo imparato a conoscere, che però continua a sorprenderci certe volte per l'output di danni che riesce veramente a tirar fuori. Tra l'altro è il sustain, la cosa che maggiormente mi sorprende ancora, ecco, diciamo così. Terzo drago, questo sarebbe il terzo drago per i Sandbox qualora dovessero aggiudicarselo, ma i Gen G sembrano essere in vantaggio in termini di posizionamento nei pressi di questa tana del drago. Sarà una landa della nuvola, ma ne parleremo tra un istante. Vediamo questo drago scendere adesso in vita. Eccoli i Sandbox cercare l'ingaggio life, bellissimo. Qui la purificazione da parte di Prince ancora una volta elude i controlli del supporto nemico. Esplode per mano della lacerazione il povero Life. Vediamo chi si porterà a casa il drago. Alla fine è stato Yang Ji, ma a che costo sono caduti due compagni dei Gen G, proprio lo stesso Yang Ji e Life. Alla fine se la portano a casa, comunque i Gen G portano a casa anche un'uccisione per VDD, quindi non così male, è un 2x2 nel complesso, ma i Gen G portano a casa il drago. Placano l'emorragia dal punto di vista strategico in termini di draghi, non fornendo il soul point ai loro avversari. Fate si era già teletrasportato però in corsia superiore e metterà pressione su questa torre. Per i Gen G sta funzionando bene un Esatto. aspetto fondamentale, il fatto di aver inibito durante la fase di corsia Xin Zhao e Gwen. Vero. Fossero stati anche solo meno in svantaggio di così questi due campioni, il fight avrebbe assunto tinte totalmente differenti per i Leaf Sandbox. Che manchino alla chiamata questi due campioni è di vitale importanza per i Gen G, perché riescono in questo modo a durare nel fight molto più a lungo alla Ferenekton. Non vengono raccolti danni su BDD e Ruler che riescono a spaziare, non venendo investiti dal ricamo fatale di Summit, per esempio, o non venendo insidiati da un WAE in avanti di Xin Zhao. Quindi questo aspetto che sta mancando ai Leaf Sandbox è la boccata d'aria che sta tenendo in partita i Gen G. Può molto presto cambiare questo, però, perché sappiamo cosa può fare Gwen e sappiamo come comunque un Xin Zhao costruito magari in modo un pochino più tankoso, un po' più da utility, come credo sia costretto a fare a questo punto, riescono comunque a contribuire. E dall'altra parte ci sono comunque un Fate 202 e un Prince 301. Esatto, e quindi si fa dura sicuramente, però meno dura del game precedente. È vero, quello Xin Zhao è caduto prima di potersi portare a casa il drago con la punizione, e quindi questo ha facilitato enormemente il lavoro di Yang Zhe nel fight precedente. Portato a casa questo primo drago importante per i Gen G per allungare la partita, per permettere a BDD di ottenere quegli strumenti di cui avrà bisogno late game per portare il suo danno ad area assolutamente devastante. Clessidra di Zhonya però presa qui da parte di Fate, un oggetto assolutamente importante per Ryze, specie per eludere abilità cruciali come potrebbero essere quella Shockwave e quelle catene della corruzione. È un oggetto che su Ryze non può assolutamente mancare. Summit continua con questa pressione ed è interessante vedere Gwen, insomma, 0-3-4, comunque accumulare priorità in fase di corsia ai danni di un Renekton ben più in vantaggio. E attenzione però qui alla chiamata del fato che colpisce Rascal almeno di striscio e poi la carica di profondità inchioderà il povero top laner dei Gen G. E di conseguenza questo sarà un push per i Sandbox in corsia inferiore? No, perché sono costretti a ricollare questo, perché Gen G, molto furbi, rispondono a livello macroscopico, non prendono uccisioni, prendono però quella T2. Importante, sì, una buona pezza su questa azione. Io vorrei soffermarmi sul fatto che Effort stia mantenendo il 100% di KP a 20 minuti Già. e che però si è seguito a ruota dal resto del team. Non ci sono state ISO kill, è sempre stata una
formazione degli sandbox molto vicina, molto aggruppata, appunto. Sono 5 gli assist comunque raccolti da Summit, 5 gli assist comunque raccolti da Kroko. Quindi, sul fronte dell'esperienza e di qualche iniezioncina di gold qui e là, stanno mantenendosi a galla questi campioni, anche grazie al playmaking della botlane. Quando mai ci saremmo aspettati di parlare degli sandbox come Prince Effort dipendenti dopo lo scorso split in cui erano Summit e Kroko contro il resto del mondo? Assolutamente mai, ma poi anche la scorsa settimana ricorderai quella performance con Ezreal da parte di Prince, assolutamente devastante, Oh, una sì. morte sola in tutta la partita. È stata quella decisiva. Hanno sì perso in quel game i ragazzi dei Sandbox, ma comunque la botlane è rimasta una delle migliori note positive per quella serie e per tutto lo split che abbiamo visto sinora da parte di questi giocatori, di questa organizzazione dei sandbox, che oggi potrebbe ottenere un successo per certi versi storico contro una formazione molto rinomata come quella dei Gen G capolisti ancora in questa LCK estiva, lo ricordiamo. Vediamo il grafico dell'oro che vede una Kalista impennare vertiginosamente nei confronti del povero Ruler. Lo abbiamo detto, Ruler. Così tanto in svantaggio in termini di DCS, raramente l'abbiamo visto, però grande lavoro di Prince e di Effort, soprattutto nel tenere a debita distanza questo Varus. 40 minion. Sì, sono tanti, sono veramente tanti, ma se c'è un campione che può imporsi sulla corsia, quello è sicuramente Kalista. Chiaro, Vero. importantissimo il contributo di Nautilus, un Effort. altro pick non avrebbe fatto questo. Schermaglia per il drago. Forzato il Ragnarok già in apertura qui Di su nuovo! Yang Jie e non è la prima volta esatto che succede. Questo sarebbe terzo drago ovviamente per i sandbox. Pareggerebbero i Gen G. Vediamo che cosa succede con Prince che inizia ad applicare le proprie lance. Lo ricordiamo, lacerazione che vale come uno smite anche di più in certe fasi di partita come questa. Ma lo ruba! Ruler con la freccia perforante. Meraviglioso. E poi lasciò quei danni di Summit, inchioda totalmente la povera Gwen che è costretta a cadere. Vediamo il resto del teamfight. Rascal con un lavoro incredibile, porta a casa due uccisioni in rapida successione. Nulla da fare per questi sandbox. Alla fine Prince costretto con il flash a scappare, ma 4 per verso 0. la base nemica. Gen G che desistono dall'inseguimento, ma perché? Perché c'è un obiettivo ben più succoso dall'altra parte della mappa, quel barone Nashor. Così importante, i Gen G con un colpo di reni rialzano la testa nella partita e nella serie. Quell'ancora di salvezza, quella boccata d'aria di cui avevo parlato, l'aver costantemente inibito Gwen e Xin Zhao, ancora una volta volge in favore per i Gen G, riescono a dominare il teamfight 4-0, Drago raccolto in extremis da una freccia penetrante di Ruler, quando questi campioni sono indietro, sono naturalmente la versione diluita di se stessi, e lo stiamo vedendo, una Gwen che non dura niente nel fight, viene scoppiata facilmente, così come Xin Zhao. Non portano Quanta danno, non rosca. portano sustain. Per natura dei campioni non offrono displacement se non la terza Q di Xin Zhao. Questo facilita di tantissimo l'iniziativa dei Gen G sull'obiettivo. Gran lavoro di Rascal, hai detto bene. Stanno facendo un gran lavoro i due backliner che sono Rianna e Varus, ma questo è dovuto al preziosissimo contributo del terzetto di punta. Un Yanje troppo trigger happy con quel Ragnarok, gli hanno già baitato 2 o 3 volte. Se non altro però poi ci mette il corpo, ci mette il sustain e il DPS. Sta dando una grossa mano a Rascal e Life nel mettere frontlane. Assolutamente sì, e ne hanno bisogno i Gen G di ogni singola fonte di frontline che possono trovare, ma Rascal nel fight precedente, lasciamelo dire, è stato assolutamente devastante che con quel tagliafetta è riuscito a sminuzzare completamente le barre di HP degli avversari e alla fine ha portato a casa il fight per la propria squadra in davvero poco tempo, e un fight così pulito ha permesso ai Gen G di prendersi questa mano del barone che gli ha consentito di impennare, ha consentito loro di impennare ulteriormente. Dal punto di vista monetario, continuano con un'ottima power play positiva di più di 2000 unità d'oro e ovviamente con questo assedio possono continuare a spingere. Guarda quel carretto, com'è difficile da scalfire per i ragazzi dei sandbox. E anche perché c'è Ruler che più o meno dallo stesso range continua a colpire con le proprie frecce perforanti. Ruler
è riuscito a rubare il drago con la Oh, che propria catena di freccia Ular! perforante. E qui, grande catena, sicuramente. Summit inchiodato ancora una volta. Summit è caduto ancora una volta. Una prestazione di Summit, sicuramente non all'altezza di quella del Game 1. E adesso, con la power play del barone Nashor, con la superiorità numerica, Gen.G che possono spingere con ancora meno risentimenti, con ancora meno preoccupazioni. Ci prova Effort con l'ingaggio disperato, ma manca completamente la propria ancora. C'è stato comunque un ottimo flash da parte di Ruler a difendersi. Shockwave, ma chiamata del fatto che chiama salvo. No, non è vero, è caduto. È caduto Effort per mano di quel comando dissonanza o per mano della freccia addirittura da parte di Ruler. Freccia che ha portato a casa quel drago in maniera così importante. È mancata la lacerazione nel fight precedente da parte di Kalista. La sua è così importante quando si tratta di ottenere la conquista di obiettivi neutrali. E adesso Gen.G che sembrano avere loro il coltello dalla parte del manico in questa partita. Ce l'hanno e come. E dobbiamo tornare a sottolineare la performance maiuscola di BDD e Ruler, perché Sì. questa volta su questo pick-off dimostrano di avere una cattiveria, un mirino sempre sull'avversario. Come un perfetto crosshair placement in un gioco FPS, loro sono sempre lì pronti a premere il grilletto. Ruler con la sua freccia o con la sua catena della corruzione che condanna Summit a morire, andare in stasi, fondamentalmente condannandosi a dare un self crowd control che poi porta all'uccisione. Poco dopo, stesso discorso, uguale identico per Effort, che è velocissimo nel mettere a segno una Q che possa trarlo in salvo, ma più veloci sono BDD e Ruler a raccogliere l'uccisione. E tutte queste piccole superiorità numeriche che stanno scavando, ricavando Ruler e BDD sono Matteo, che essenziali per i Gen.G, per guadagnare la tempo, cicato che per c'è un andarsi a prendere, pochino guarda qua, la per appena appena freccia. unito comunità, unito La freccia lungo la traiettoria di richiamo meraviglioso. della chiamata del fato di Kalista, spettacolare, veramente bravissimi entrambi, hanno una velocità di esecuzione, una coordinazione mano-occhi da giocatore FPS semplicemente. Estasiato, estasiato assolutamente da quella freccia. Devo ancora capire in che maniera può aver pensato una cosa del All'ultimo frame genere. utile, l'ultimo frame Davvero. utile in cui Effort è ancora effettivamente sulla mappa e non è stato richiamato, pazzesco. Oh, attenzione, Summit qui rischia un po' sotto la pressione di life. Il drago è up. Sarebbe soul point per entrambe le squadre. Per i sandbox, però, lo diciamo da un po' e questo drago non arriva mai. Per i Gen.G potrebbe essere una nuova condizione di vittoria a questo punto per i capolisti, per cercare di mettere questa serie sul punteggio di 1-1. Attenzione, Rascal forte del livello 16. Adesso Effort deve stare attentissimo nell'affrontare quel Renekton. Yangji ancora in pressione. Summit con il richiamo fatale per cercare il wave clear più veloce possibile. Arriva Ragnarok. Arriva nuovamente la chiamata del fatto, questa volta molto precisa, consente a Nautilus di evitare il danno della Shockwave e soprattutto il controllo che probabilmente avrebbe sancito la sua dipartita, ma continuano a premere su questa corsia superiore. I Gen.G d'altronde nelle altre due corsie hanno già preso. Oh no, che cosa fanno? C'è la Shockwave a disposizione? No, non è vero, ma BDD porta a casa davvero tanti danni a dare, Oh, Croco, attenzione si prende Ruler. a Croco che trova l'uccisione su Varus. Rascal in fin di vita è riuscito però a salvarsi. Attenzione a Please. Fate e a Prince che sta facendo veramente una quantità di danni enorme. Continua lancia dopo lancia e a sminuzzare le barre di HP degli avversari. Riesce poi con una doppia lacerazione a trovare la doppia uccisione. È carneficina per i Live Sandbox che trovano baracca e burattini nel momento in cui erano spalle al muro. Mi sembrava al limite del win trade quel portale dei reami da parte di Fate, ma guarda come ne sono usciti sulle ali dell'entusiasmo di questo Prince, che è 8-0, leggendaria questa Kalista. Wow! Dio, Prince, quanto danza gli Happy Feet di questo Prince Kalista Croco, che non devi darlo mai per spacciato, perché comunque l'angolo di inserimento per la mezzaluna e per la terza istanza di Q su Ruler la trova, perderà la vita sì, ma poi Guarda Prince! quanto danno riesce ancora a mettere questa Kalista alla faccia del brutto scaling per questo campione. Comunque di Burst con le lance e con la lacerazione ne conserva, e come bang! La doppia uccisione è spettacolare, aveva già pronto
pronta la pressione della lacerazione, è proprio stato un momento molto Kenny guerriero. Oh my Wamo, Sì. Shin Dei Ru, rivolgo il mio focus a Yongje, perché sei già spacciato, amico. Lacerazione pronta e doppia uccisione. Prince, se non vince l'MVP è solo perché i Leaf Sandbox non portano a casa la partita. Già, anch'io sono di questa lettura, davvero una performance da parte di questa Kalista assolutamente devastante. Adesso quattro oggetti, Angelo Custode a disposizione, ma questo sarà Drago del Soul Point per i ragazzi dei Gen.G, ed è un triplo Drago della Nuvola che sicuramente dà ottima verve alle proprie supreme. Dall'altra parte però Sandbox che dal basso di un deficit monetario comunque consistente sono riusciti a portare a casa Carneficina e Barone Nashor dall'ultimo teamfight, quindi sono tornati in partita a tutti gli effetti. Adesso cercheranno con questo Barone magari di trovare un pick-off, magari di spingere in superiorità numerica nei confronti di questi Gen.G che sembravano avere questo game 2 in pugno poco fa. E invece adesso devono stare attenti. Effort cercherà un'apertura, vediamo. Yang Jie deve stare attento, bello il Pixel Perfect Dodge. Croco qui sta rischiando, costretto a ingaggiare mezzaluna difensiva. Vediamo che cosa riuscirà a fare questo Xin Zhao. Arriva anche la chiamata del fatto per Effort, per quell'ancora che però procca istantaneamente Ragnarok per Yang Jie. Fate costretto a tornare in casa base per pulire quell'ondata di servitori. Prince prenderà la quarta torre della partita per i Sandbox. Adesso deve tornare velocemente nella propria base perché stanno continuando ad assediare i Gen.G come nella situazione precedente. Quest'ultimo inibitore, che era l'ultimo a essere ancora coperto, e ora è stato l'ultimo a essere stato scoperto. Ricamo fatale per Summit. Troppi pochi danni però a disposizione di questa Gwen al momento attuale della partita. E quindi Gen.G costretti indietro nuovamente. Però questo barone sta per scadere, questa mano del barone adesso per i ragazzi dei Sandbox. Meno di un minuto alla sua di partita, e a quel punto Gen.G che potranno continuare ad assediare la base scoperta dei ragazzi dei Sandbox. Bisogna però mettere un freno a questa Kalista, bisogna trovare il modo di inchiodarla. Good luck with that. Eh sì. Servono dei controlli che soltanto Rascal col punta e clicca e Life con ammaliamento W possono trovare. Un po' più complesso è ovviamente mettere a segno una Shockwave, una catena della corruzione. Insomma, questo Prince, finché controlla così lo spazio, finché vive il mondo in slow motion e riesce a scansare ogni singolo controllo avversario e mettere DPS, sarà sicuramente difficile da battere. Se sono ancora lì a marcare stretto sul grafico di gol gli avversari, i Sandbox lo devono tutto alle performance straordinarie di questa botlane. E Kalista è full build adesso. Ha appena chiuso la Brama Sangue, l'ultimo oggetto, addirittura doppio oggetto difensivo per questa Kalista, con Brama Sangue e Angelo Custode entrambi presenti nell'inventario. Non c'è moltiplicatore di danni critici, ma sappiamo che Kalista comunque è una di carry un po' atipico in questo senso, quindi Guarda, vuole furia di Guinsoo. in questo stato di farm ed esperienza, credo sia comunque Certo. il carry dei due che si comporta meglio le team. Vorrei farti notare che Prince si trova a livello 18 contro livello 15 di Ruler. Già. 380 CS a 280, Oh! ci sono letteralmente 100 CS di Flame divario tra i due. Horizon. Flame Horizon, e questa volta è Ruler che si trova nella metà inferiore di questo scontro diretto tra i due carry. È davvero lui a dover sopperire in termini di CS così tanto, e nuovamente impietosa con lo star player dei Gen.G. Questa grafica LCK 4000 oro di vantaggio nella sola posizione di AD carry per Prince nei confronti di Ruler. Devono trovare il modo di far valere però questo incredibile divario i ragazzi dei Sandbox. Devono trovare il modo di trovare una carneficina adesso e spingere, perché comunque Ruler arriverà a un certo punto a livello 18 e sappiamo che Varus Lethality, comunque anche late game, tira fuori dei danni che non ci aspetteremmo normalmente. BDD resta un ottimo fulcro di late game per i Gen.G con quella Shockwave che adesso ha raggiunto il rank 3, quindi veramente in grado di fare i buchi sull'Olanda. Rascal comunque late game è un Renekton che non va sottovalutato in Season 11. E quindi sono comunque i Gen.G che spesso hanno tirato fuori dal cilindro il coniglio in late game per portare a casa la partita. È chiaro che questi Sandbox
Sono messi bene adesso. È una partita Sì. assolutamente tesa, però, caro Wally. E a 30 secondi dallo spawn del drago, che significherebbe anima dei Gen.G, probabilmente siamo al bivio definitivo in questa partita. Preoccupa molto la situazione di Croco, però comunque abbiamo Vero. già visto come i Gen.G operino in modo abbastanza burst-oriented. Una volta scaricato il caricatore hanno quei secondi di cooldown dove possono essere soggetto del fuoco dei Leaf Sandbox. Croco viene chunkato Croco. pesantemente da Jhay. Eh sì, Yangtze qui lo mette molto in difficoltà. Sono due livelli di svantaggio per il jungler dei sandbox nei confronti del diretto avversario. Prince ha iniziato questo drago. Sappiamo con la propria lacerazione come può essere importante l'apporto di Ah, lo Kalista. smite a lui. Esplode il fight. Rascal molto basso in vita, costretto alla stasi. Vediamo Prince che utilizzerà la lacerazione per portare a casa questo drago, che vuol dire 3 a 3. Attenzione alla shockwave, ai danni di Effort che è costretto a cadere. Attenzione, BDD con una doppia uccisione importantissima. Fate e Mamma mia, Prince BDD. sono loro, i due fulcri da late game. È arrivato il portale dei reami per portare Fate in corsia inferiore. Base Race? No. Non possono, in 4 contro 2 non possono, devono desistere, provare a contenere come possono. Mamma Se mia, peccato possono. davvero che Summit e Croco Eh già. siano l'anello debole in questa occasione, perché il lavoro che stanno facendo bot e mid sono straordinari, non ce n'è secondo me per contenere questo quintetto di Gen.G. Attenzione, Prince e Fate, quindi con le unghie e con i denti chiamati a difendere la propria base. Vediamo Rascal in dive, riuscirà a portare a casa con l'elimina dei deboli il povero Fate, proccato anche l'angelo custode del It's povero over. Prince. La shockwave con la doppia uccisione per questi Gen.G porteranno a casa anche l'ennesima kill sul povero Croco e soprattutto Wow. l'1 a 1 nella serie in un game assolutamente ravvicinato, che però i capolisti si sono riusciti a portare a casa. Più di una scarica di pelle d'oca in questo game, ed è questo ciò che conta. Se deve arrivare in game 3, questo è il migliore dei modi. Già. Prince, lo sai che ti sei preso i favori del pubblico, a prescindere dall'esito di questo game, hai veramente dimostrato quanto ancora un AD carry abbia la sua da poter dire all'interno di questo metagame. Coraggio, che la serie non è finita, stai gappando Ruler, il che è tutto un dire. Mamma mia, proprio barcollando fuori dall'arena il povero Prince, ha fatto una partita devastante, peccato. Sempre pesa sul morale non riuscire a raccogliere la vittoria, ma quel che conta è che questi sandbox sono andati a tanto così da fare 2-0 ai Gen.G. Una squadra da centro classifica che sta gonfiando il petto, battendoselo coi pugni e gridando in direzione dei Gen.G. Noi ci siamo, la vetta la vogliamo pure noi, vogliamo quella zona playoff. Che gioco, che qualità che stanno portando. Peccato davvero che sia mancato proprio l'apporto di Summit e Croco, i due capisaldi di questo roster nel momento di maggiore necessità. Se non altro, dobbiamo trovarci a rimarcare come BDD e Ruler siano veramente due pellacce dure a morire. 9 vite come i felini non vanno giù nemmeno sotto di 100 CS. Ruler trova un sacco di catene della corruzione preziosissime alla causa dei Gen.G, e BDD fa semplicemente la partita da mago da controllo, come ormai solo lui sa fare all'interno di questa LCK, totalizzando un 8-1-11 su Orianna, che è stato essenziale a mantenere sulla linea di galla i suoi. Grande partita di tutti quanti, davvero, se non fosse per una macchia gigantesca su Summit e Croco. Davvero, non pervenuti top e giungla dei sandbox, e chissà cosa sarebbe successo se invece fossero riusciti a iscriversi a questa partita. E BDD 29K. Wow, e con Io. Orianna spesso non percepisci la Ah mole no. di danni che riesce a portare questo mago da battaglia, però ebbene questo, soprattutto 17K in più di Fate, insomma, fa un po' raggelare il sangue nelle vene questa discrepanza. BDD davvero una prestazione incredibile. Se da una parte abbiamo elogiato sicuramente la performance di Prince, che è caduto ancora una volta solo 10 secondi prima del suo Nexus per la prima volta nella partita, e comunque ha dovuto alla fine assistere alla propria base cadere. È stata veramente una performance maiuscola da parte sua, ma dall'altra parte un BDD in stato di grazia è riuscito a fare anche il lavoro di Ruler, un Ruler ancora una volta con questo Varus molto in difficoltà. Mi sento di dire che sia forse il peggior Varus in LCK Ruler, nonostante sia forse il migliore AD carry. Davvero con Varus non si trova bene. Ogni volta che ho occasione di vederlo, lo vedo in difficoltà. Però comunque
quando i Genji riescono a giocare in questa maniera, anche Rascal ha fatto un grande lavoro in questa partita, va detto. Ha giocato Sì. molto bene e anche per Yang Jie, finalmente, la prima vittoria on stage in carriera in LCK. Comunque, un traguardo che per la sua carriera significa tanto. E gli facciamo sicuramente i complimenti, questi Sandbox. Forse avrebbero meritato la vittoria anche per come l'hanno tenuta in piedi a un certo punto, però alla fine, comunque, probabilmente Gen G con la miglior composizione da late game hanno portato a casa una win tutto sommato semplice. Sì, avevo parlato proprio di una maggiore intuitività della loro composizione, no? Il fatto di poter letteralmente scagliare in avanti le supreme con il terzetto da frontline Rakan, Renekton, Olaf. Maggiore la facilità di esecuzione per BDD che poteva sempre poggiare una ball su uno di questi tre. Per Fate invece doveva essere veramente una giungla da attraversare macete alla mano tra danni, controlli e quant'altro. Ce l'ha fatta più di una volta bene Prince. Ma Prince ha mobilità Guarda. built-in con Kalista. Fate, una volta esauritosi il proc del Face Rush, non può fare questo. Non può fare questo. Solo Prince può. E la lacerazione è bellissima. La lacerazione è bellissima. Veramente ci vuole un freeze frame. Io spero che nel Mad Movie del CK faranno vedere questa giocata e metteranno un dubbing, un voice-over di Kenny il Guerriero che dice "Oh my wow, Shinderu", perché è veramente spettacolare. Summit e Kroko. Peccato davvero perché sono i due baluardi della formazione, i due giocatori veterani, volto della franchise, e proprio in una serie così clutch, così importante per il percorso verso i playoff di questi Leaf Sandbox, mancano proprio rigore. È un po' come se sul dischetto metti il tuo Fabio Grosso, metti il tuo Daniele De Rossi e ti sbagliano il rigore, non funziona così. Devono metterlo prima di tutto loro, poi gli altri. Grande performance Vero. di Fate, Prince ed Effort, in particolare Effort abbiamo detto fino a 20 minuti abbia conservato un eccezionale 100% di kill participation, viene meno poi questa statistica, complice anche un game che si complica e parecchio, però resta una botta in sulla quale lavorare e di nuovo, chi l'avrebbe mai detto visto i trascorsi di Spring Split? Complimenti Sandbox per la crescita. Davvero complimenti, resterà da vedere ovviamente se riusciranno a portare a casa il terzo game di questa serie, terzo game che si è reso necessario a questo punto, visto la situazione di pareggio che ci siamo trovati a vivere, Gen.G che hanno portato a casa il game 2, Sandbox che erano in vantaggio del game 1, vedremo la bella tra qualche minuto, sempre qui su PG Esports, restate con noi. A tra poco.